Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, nel sito di Apsan è apparsa una nuova versione dello Zino, la versione Pro, con delle cose migliori rispetto alla versione precedente ovviamente, cioè, ma non va a sostituire quello che c'è stato fino adesso, è una versione diciamo migliorata, però che di cui non capisco il senso, o meglio perché Apsan abbia fatto questa scelta, nel senso che alla fine le differenze tra quello che è l'Apsan Pro e l'Apsan normale sono veramente minime, secondo me, cioè secondo la mia opinione è un drone inutile. Cioè Apsan adesso aveva trovato la sua fascia di prezzo con un prezzo veramente basso, nel senso che se lo si acquista lo Zino intorno ai 250 euro, magari delle volte anche a 220, comunque intorno ai 250 euro è il prezzo in cui lo si trova normalmente, ed è un drone eccezionale per quella fascia di prezzo. Quando era uscito che ne costava circa 370, anche no, nel senso che vabbè, aveva problemi di gioventù, però 370 euro ha anche delle mancanze hardware che a quelle non hanno compensato, ma non hanno compensato neanche in questa versione Pro, di cui dopo guardiamo bene i dettagli. Quindi non capisco il senso di fare una versione Pro di un drone che ha delle mancanze hardware e che qua non sono comunque state implementate, perché comunque per andare a implementare queste mancanze hardware che ci sono nello Zino diciamo standard avrebbero dovuto fare un drone completamente nuovo. Quindi boh, non lo so, quindi fare una versione Pro che costa circa 400 euro, poco meno di 400 euro, non vedo il motivo, si entra in una fascia di prezzo in cui si ha scelta di altri droni, in cui si aggiungendo qualcosa si prende droni di marche importanti, o addirittura spendendo meno si prende un Fimix 8 che comunque ha caratteristiche hardware più importanti di questo Apsan Pro. Quindi non so proprio cosa Apsan abbia pensato nel lanciare questo drone, però poi magari mi smentirà e ne venderà una svalangata, anche se non credo. Quindi andiamo a vederlo da vicino un attimo. Allora, il drone è nero, ecco, anche qua Apsan ha lanciato quello standard bianco, ok, e ci stava. Poi tipo un paio di mesi fa circa ha lanciato la versione sempre standard nero. Se avevi intenzione di lanciare la versione Pro, a livello di marketing, lanciavi la versione Pro nera, appunto, e continuavi a fare quello standard bianco, quindi lo differenziavi anche dal punto di vista estetico con due colori diversi. Invece hai fatto quello standard bianco, poi l'hai fatto nero e adesso lanci la versione Pro ancora nera, quindi sembra ancora lo stesso Zino, perché poi esteticamente non è cambiato praticamente niente. Almeno differenziavi due colori, la versione Pro aggressiva con più cose rispetto a quella bianca standard. Invece no, hanno lanciato quello nero in versione standard e adesso lanciano quello nero in versione Pro. E anche queste cose secondo me a livello di marketing hanno qualche pecca. Allora, volevo farvi vedere le caratteristiche che sono cambiate. Allora, esteticamente è ancora lo stesso Zino di prima, le caratteristiche queste, quello che fa, quello che non fa, sono praticamente le stesse di prima. Poi, foto panoramiche, ecco, vedete qua i nuovi tipi di riprese video che però sono, vedete, in lavorazione, quindi arriveranno, dopo non so se arriveranno anche sulla versione standard, ma penso che le mantengono solo su questa. Anche perché se gli togli anche queste nuove funzioni, le metti anche sullo standard, perde ancora più il senso che già non c'è. Quindi avrà queste nuove funzioni fotografiche, spherical panorama, 180 gradi panorama, vertical shot e wide angle. Quindi nuovi tipi di riprese video. Poi la telecamera rimane praticamente la stessa, a differenza che il chip Ambarella è a 12S, mentre quello dello Zino standard è a 12. Però la cosa che alla fine interessa a tutti è questo. I 60 megabit per secondo, che comunque sono gli stessi che ci sono adesso. Quindi se volevi fare un drone da 400 euro e volevi competere con il Fimi, dovevi fare 100 megabit per secondo, quindi sarebbe stato un salto di qualità della fotocamera, quindi avere più dettaglio, molto più dettaglio dal punto di vista video. Sebbene la camera dello Zino sia un'ottima camera e riprende in maniera secondo me più che buona per il suo prezzo, però non ha 100 megabit per secondo, ne ha
tra i 50 e i 60, che è quello che avrà anche questo. Quindi non c'è stato uno sviluppo in avanti della fotocamera. Sì, ha il chip, una versione probabilmente migliorata, però niente di che. Quindi, dal punto di vista della fotocamera, secondo me non cambierà praticamente niente o poco niente rispetto allo Zino di prima. Cioè, non si è fatto un salto di qualità da dire cavoli, hanno dato un qualcosa veramente in più a questa fotocamera. Ci sarà la possibilità, optional di mettere i filtri. Questa è una cosa interessante, però ricordiamoci sempre che questo drone costerà poco meno di 400 euro, quindi comunque sono comunque optional. Allora torniamo sempre al solito discorso, comunque non è una cosa che ti danno un qualcosa di nuovo, i filtri in tutti i droni, bene o male, si possono mettere, anche nelle Fimi X8 ci sono. Anzi, mi devono arrivare e li proveremo. I filtri del Fimic per il Fimic X8, poi il Vision Auxiliary Landing, che è praticamente la cosa che hanno implementato anche nello Zino Standard, praticamente usando la telecamera frontale, la inclina di 90 gradi, questa telecamera legge il landing e quindi sfrutta la telecamera del landing per atterrare, perché comunque anche questo Zino Pro non ha niente sotto, quindi non ha sensori ottici, non ha sensori ultrasuoni, non ha una camera e quindi sfrutta sempre la camera anteriore per leggere il landing. Quindi non è che ci sono state delle modifiche hardware che l'hanno portato ad essere un prodotto molto migliore rispetto a questo e giustificare i 400 euro del prezzo della versione Pro, secondo me sempre. Poi Orbit, vabbè, cose che fa anche questo Zino, secondo me, cioè non ho capito, anche il tracking, robe che fa anche questo Zino, non so per quale motivo, ma magari lo fa meglio, boh. 23 minuti di autonomia sono gli stessi dello Zino standard, quindi non è cambiato niente a livello di batteria. Ecco, probabilmente un overing più preciso, perché oltre al GPS c'è anche GLONASS, cioè GPS più GLONASS. È sempre un sistema di posizionamento con i satelliti, ma che sfrutta 24 satelliti, quindi dovrebbe dare diciamo, un miglior overing a questo drone, soprattutto perché sotto non ha praticamente niente. Poi vediamo, supporta l'hyperlapse, free delay, surround delay, directional delay, track delay, però anche queste coming soon, cioè sono in lavorazione, cioè nuove funzioni che avrà, però sono tutte funzioni a livello software, nel senso che l'applicazione probabilmente per questa versione Pro avrà queste funzioni, però tutte cose bene o male che nei droni tipo già un Fimi X8 ci sono. Poi massimo segnale di range 4 km. Ecco, anche qua c'è stato un miglioramento dal punto di vista del range, perché comunque questo Zino, quello standard, arriva a circa 1 km, questo 4 km, perché sembrerebbe che usa un sistema LISE 1.0, cioè una specie di OcuSync probabilmente del DJI, cioè praticamente un sistema di trasmissione creato da Apsan per diciamo avere un segnale più potente e performante. Poi se sarà 4 km o meno non si sa, però da questo punto di vista un aumento del range. Poi ecco qua un'altra cosa del remote control, precise joystick Zino, nel senso che uno dei punti deboli dello Zino erano queste joystick veramente troppo morbidi con una corsa lunghissima. Non so qua se hanno cambiato qualcosa, se probabilmente li hanno fatti più rigidi, nel senso più duri da spostare, quindi che danno un miglior utilizzo, o se hanno accorciato anche la corsa, perché è veramente lunghissima la corsa di questi joystick. Però in teoria è stato modificato qualcosa, perché veramente questo era uno dei punti deboli di questo Zino, era proprio queste levette super morbide con una corsa infinita. Ecco, queste qua sono le cose che hanno modificato in questa versione Pro. E secondo me anche no, perché alla fine hai modificato cose che comunque altri droni hanno, o bene o male hanno, o altri droni tipo il Fimix 8 ha cose in più hardware, cioè 100 megabit per secondo la fotocamera, sotto al sensore a ultrasuoni, alla fotocamera. Quindi la batteria che dura 30 minuti, qua siamo rimasti a 23 minuti di batteria. Quindi fare un drone in versione Pro di un drone che comunque ha delle mancanze hardware non l'ho capita, soprattutto perché comunque il prezzo inizia a diventare importante. Boh,
quando alla fine Upson aveva trovato la sua fascia di prezzo, il suo mercato, con 250 euro portavi a casa un drone che, o meglio, porti a casa un drone che va benissimo, che fa riprese video ottime in questa fascia di prezzo, non capisco il senso di andare a fare un drone in versione pro da poco meno di 400 euro con caratteristiche nel senso, il drone è ancora quello, perché 4 km di range, vabbè, anche no, perché comunque con questo tipo di drone che ha una batteria di 23 minuti, 4 km che senso ha? Perché se solo c'è un po' di vento, quei 20, perché c'è specificato 23 km, sì, ciao, perché c'è specificato 23 minuti in assenza di vento, quindi se solo c'è un po' d'aria, i 23 minuti potrebbero diventare 18, 19, e farti 4 km, andare 4 km e tornare, senza calcolare il discorso leggi, via dicendo, perché poi vabbè, su quello è un altro discorso, devi andare e tornare, e siamo lì, quindi poi comunque secondo me non è un drone da usare a queste distanze, perché comunque rimane sempre un drone economico dal punto di vista strutturale, dal punto di vista dei motori, dal punto di vista tutto. Infatti è ottimo a 250 euro, ma comunque un drone che ha comunque dei limiti di costruzione. Io l'ho sempre apprezzato, l'ho preso all'inizio appena ero uscito, non l'ho venduto subito, l'ho tenuto anche se all'inizio avevo un sacco di difetti dovuti al firmware, infatti tuttora ce l'ho perché mi piace vedere lo sviluppo, infatti è stato sviluppato, tanto di cappello ad Upson che ha tirato fuori da un drone che comunque ha dei componenti hardware tra virgolette limitati, ha tirato fuori veramente il massimo che secondo me si poteva tirare fuori, e quello che hanno modificato non è tirare fuori un qualcosina ancora, ma non giustifica comunque secondo me i 400 euro di drone, perché si, ripeto, si va in una fascia di droni allora che hanno qualcosa in più, perché magari uno a 400 euro aggiunge qualcosa e magari si prende un drone di un altro livello, ancora a livello proprio di marchio, o se no addirittura spende qualcosa meno e si prende questo che comunque ha veramente di più di qua, perché comunque anche solo i due radiocomandi, a parte averlo fatto nero e a parte avere messo probabilmente le levette con una logica un po' più sensata rispetto a queste cose super morbide, questo è tutta un'altra cosa. Quindi questo è proprio plasticaccia, cioè ripeto, va bene nei 250 euro che lo vendono adesso. E poi ragazzi, se all'interno dei poco meno dei 400 euro che costerà la versione Pro mi lascia ancora un caricatore così, no, a meno di 400 euro, cioè a 400 euro non puoi vendere un drone con un caricatore di questo tipo, assolutamente no. Bisogna dare delle batterie intelligenti come quelle che ha Fimi, come quelle che hanno gli altri droni di fascia più alta, e con un caricatore come da Fimi, un caricatore vero, non questi giocattolini per caricare i dronini che regala ai bambini di 5 anni, cioè no. Quindi però calcolando che le batterie saranno ancora le stesse, probabilmente il caricatore sarà ancora questo. Quindi no, non l'ho capita ragazzi, questa politica di mercato di Upson non l'ho capita, quindi ragazzi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi, se avete la mia stessa idea, se secondo voi Upson ha fatto bene a fare questa versione Pro, se voi ci vedete veramente un miglioramento diciamo che giustifica il prezzo. Io vi ho dato la mia rispetto a quello che penso della versione Pro di questo Zino, voi scrivetemi cosa ne pensate voi. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho dato la mia opinione dell'Upson Zino versione Pro vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi ci vediamo su questo canale per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un volo, ciao!